Buongiorno a tutti, buongiorno a Mister Aiafi del Regolino, buongiorno ai relatori, grazie per la partecipazione massiccia alla categoria. Oggi chiaramente giochiamo fuori casa, come si dice statisticamente, cioè fuori dalla sede, però giochiamo in casa perché Nello è un amico e quindi stiamo qua, ciò finiamo. Voglio ringraziare tutto il consiglio per l'organizzazione, in particolare la consigliera Fabrizio Antonietta e appunto un saluto al presidente della scorsa, al consigliere Siena Marta e tutti gli altri consiglieri. Oggi, come abbiamo detto, stiamo qua in alla riporta presso l'azienda Aerith. Noi stiamo continuando questo percorso di informazione che abbiamo già intrapreso da qualche anno, ovvero quello di conoscere le nostre aziende, le nostre imprese nel territorio, perché anche questa è informazione, cioè nel senso che la conoscenza di queste realtà produttive per noi effettivamente serve sia per la nostra formazione sia per la nostra informazione. Chiaramente questo è il primo giorno che abbiamo organizzato con Aerith. La prossima sarà il 23 aprile e parleremo di efficienza energetica in edilizia. Oggi chiaramente parleremo di queste energie in campo clinico, sportivo e in edilizia. Chiaramente noi continueremo sempre con la nostra formazione a chilometro zero, cioè nel senso a chilometro gratuito, perché per noi la formazione, come per noi, è l'elemento essenziale e fondamentale della nostra formazione. E passo la parola al Presidente del Salute. Molto importante, grazie.
Signore, noi ringraziamo le cose, ma io ringrazio a tutti i collaboratori di Alpit di Catolo, che è un'altra azienda nostra che si occupa di Brescia, perché sono stati malissimi fino adesso, speriamo anche loro, sono convinto. Io ho una prima cosa, voi ce l'ho, siete un collegio che sicuramente è al di sopra di gli altri. Poco tempo fa, qualche giorno fa, parlavamo con qualcuno, voi avete avuto un calo che vostro fatturato a questo settore. Questo perché? Perché siete, dico uomini, sono anche le donne, uomini di assalto, persone che vi occupate di piccolo e di grande, e soprattutto una cosa, questo fa molto applauso a voi, non solo allo staff di consiglio vostro, ma a tutti quanti voi, che noto qui la presenza di Ayacrit quasi tutti i giorni di almeno 4-5 giorni, sempre attenti alla ricerca, sempre attenti all'innovazione, sempre attenti a conoscere al sapere, con umiltà, a differenza di altre persone o di altri ordini o collegi, che quando andiamo a bussare la porta sanno già tanto o forse sono troppo impegnati. Voi invece siete sempre assistati e questo vi fa sempre crescere e fa in modo che voi avete perso il fatturato o di lavoro differentemente da altri, pochissimo, mentre altri che hanno lavorato in enti pubblici o altro hanno avuto male. Detto questo, Ayacrit ha fatto un investimento non solo nell'immobile, ma anche di uomini e persone che sono pronti a visitarvi e pronti ad essere vicini a voi. Voi per il capitolato, voi per portare a conoscenza di sistemi e soluzioni. I sistemi e soluzioni che noi siamo attenti alla ricerca di prodotti un tantino, forse, un po' più un tantino, a di sopra di altri. Non per questo abbiamo fatto un accordo con Target, abbiamo cercato di trovare un pavimento di PC, in oleo, in residenti o prodotti similari. Da altre aziende abbiamo trovato aziende che a prima volta ci hanno detto costruiamo di meno, facciamo questo, ma nessuno ha parlato di innovativa, nessuno ha parlato di resistenza acustica, termica, che non ci stanno, ma di resistenza al fuoco o naturalezza del prodotto. Quando con Target abbiamo visto questo, anzi con Francesco Felice, che sono i due responsabili in campagna, abbiamo detto subito accettiamo. E loro ci hanno detto, se volete dovete comprare gli espositori. Sì, compriamo gli espositori. A questo punto è stato fatto sul primo. Questa azienda è entrata qui da noi con grosso piacere, da 3-4 mesi, stiamo già cominciando a lavorare. E il futuro vostro con questa azienda è non solo nell'ambiente sportivo o eventualmente altro, dobbiamo pensare ai piccoli strumenti, alle piccole soluzioni e anche alle grandi. Loro ci avevano spedito, questa penna, grazie Presidente, ci avevano spedito questa penna, che è anche una pennetta. Purtroppo il corriere non ce l'ha consegnato. Chi ne ha bisogno, poi ve lo spiegherà il dottor Paiso di cosa contiene, chi ne ha bisogno per piacere ne fa anche questa. Sarebbe stato un piacere darla oggi, ma purtroppo non per problemi nostri o di tante, non ci sono più. Non mi dilungo più di tanto, dico soltanto che il prossimo incontro che avremo ad aprile sarà un piacere avervi, perché troverete un'altra bella sorpresa oltre a quella di oggi. Vi ringrazio e buon proseguimento. Buongiorno a tutti, ringrazio il
Signori, io voglio dare responsabilità, cercherò di essere più conciso possibile, ma soprattutto spero di toccare argomentazioni per voi tutti interessanti. Target brevemente, vediamo chi è, ma soprattutto vediamo una cosa. L'obiettivo del mio intervento è legato a uno dei beni più preziosi di questi tempi, ed è il tempo. Il vostro tempo, che voi gentilmente ci avete dedicato, il tempo che è sempre meno per le cose che ci piace fare, e è sempre più preso tra i miei e altre problematiche. Quindi cercherò di essere, spero, utile per tutti voi. Io sono il sales manager d'Italia, direttore vendita d'Italia di Target e responsabile tecnico. Opero in questo settore da 37 anni e sono coordinatore del gruppo di lavoro delle orientazioni dei segni, oltre al gruppo di lavoro delle orientazioni superiori. Parleremo quindi anche di noi e vedremo in che contesto. Velocemente, Target è un'azienda che ha una storia di oltre 100 anni. Nasce da una famiglia, questo secondo me è molto importante perché anche se poi vedremo i numeri, questa natura non può il tutto, se alla base c'è la famiglia, come dice il giudice di solito quando avete qualche problema, voi dovete essere da buon padre di famiglia, anche se non conoscete la normativa o anche se non c'è un decreto o una legge pronta a dire se avete fatto il giusto o no. La famiglia è qualcosa di veramente importante. Target ha avuto le basi fondate su questo e due numeri perché qui siamo, direi che di tutti quelli che vedete su questa slide, il più importante è che noi produciamo 1.300.000 metri quadri di pavimenti al giorno. Non solo di minori e di PC, ma vedremo un po' di varie tipologie. Quindi abbiamo una conoscenza a 360 gradi sulle pavimentazioni, fatto eccezione per quello che può essere la resina o la ceramica. Cosa produciamo? Produciamo pavimenti di vinile, pavimenti di linoleo, pavimenti di legno. Siamo stati, diciamo, il fondatore dei pavimenti di legno flottante. Una battuta che si è consentita. Nessuno compra il legno flottante perché è green, forse neanche gli svedesi. Tutti comprano il legno flottante perché non c'è più tempo di aspettare che qualcuno te lo incolli, te lo leghi, te lo studi, ti dia la prima mano, la seconda mano e la terza mano. Oggi il tempo impone che se vi fate il soggiorno, forse vostra moglie da mangiare a mezzogiorno al centro commerciale, la sera a cenare il soggiorno. E quindi è indispensabile avere un pavimento veloce da installare. Produciamo pavimenti in laminato, pavimenti in gomma, abbiamo uno stabilimento in America che produce pavimenti in gomma, pavimentazioni in moquette, in erba sintetica, siamo fornitori ufficiali dei campionati di football americano e pista. Non tutti i materiali che vedete in questo contesto sono gestiti in Europa, abbiamo dei mercati per così dire privilegiati su alcuni prodotti tipo il 2.6 dell'America o l'Inghilterra, però abbiamo una conoscenza da 160 gradi. Entriamo nel dettaglio dei pavimenti resilienti. Cosa sono i pavimenti resilienti? Forse qualcuno di voi sa quanto c'è anche resiliente in Italia, ha un'idea. In Italia nel 2007, quando i resilienti se ne vendevano per la precisione 14 milioni di metri, si vendevano 198 milioni di metri quadri di ceramica. E la ceramica è stata per anni in eccellenza italiana. Purtroppo oggi non è più così. L'Italia è il settimo paese in graduatoria per produzione di ceramica. Al primo posto ci sono i cinesi, che detengono il 47% di marcia. Abbiamo davanti a noi anche l'India
Quando parliamo di residenti, parliamo di un mercato di circa 8 milioni, 8 milioni e mezzo di metri quadri. Paragonato oggi è un mercato della ceramica di circa 70-72 milioni. Cosa chiediamo al residente e perché usiamo il residente? Vedremo nel corso della presentazione che il residente è utilizzato perché si possa andare e perché è flessibile. Quindi, tutti i giorni noi ci confrontiamo con la ceramica, da un lato una sfida persa, perché noi dobbiamo posare su un assetto perfettamente asciutto, e vedremo le normative dove li possono aiutare, diversamente la ceramica messa giù con il cemento potete posare anche con umidità molto elevate, anche se poi avete delle fluorescenze. Però noi non ci rompiamo. Il residente è elastico, non si spacca, e vedremo in alcune immagini di quello che questo può portare. La ceramica sopporta un carico maggiore, ma quando si rompe si scopre. Quindi forse deve avere un pavimento con un'impronta che deve un pavimento a loro. Un'altra cosa importante è capire che il residente necessita di professionalità. Cosa voglio dire? Non è tutto così scontato come residente. L'immagine che vedete, che cerco di portarvi in primo piano, è relativa a un'installazione. Mi ha chiamato il responsabile di questo ufficio postale, con il fianco delle installate, e mi ha detto: guarda, il tuo pavimento di grado di colore. Dicevo, non riesco a capire, ma quando l'hai posato era tutto uguale, sì, tutto uguale, però poi è grado di colore. E dopo quanto tempo? Paio di giorni. Questo è un esempio in cui il resiliente è stato posato dritto e rosso. Una parte del resiliente con il piano di calpestio rivolto al massetto, una parte del resiliente con il piano di calpestio al calpestio. Quindi ci vuole una professionalità. Mi direte un paradosso. L'ho vissuto più qualche volta. Bisogna sapere da che parte dovete incollare. Entriamo nel dettaglio adesso conoscitivo. Io non so qual è la vostra conoscenza sulla pavimentazione del residente. Partiamo quindi direi da intanto utilizzare una proprietà di linguaggio. Quindi i pavimenti resilienti si dividono in tre famiglie: pavimenti di PVC, pavimenti di gomma e pavimenti di inoltre. Non esistono altre famiglie. Queste famiglie, al loro interno, hanno delle sottofamiglie che andremo a vedere. Dimentichiamo una cosa, se avete qualunque domanda, non esitate ad interrompere quando vedete. Entriamo quindi nella famiglia dei PVC. La famiglia dei PVC vede delle sottofamiglie, il primo è il semiflessibile. Questo è un po', diciamo, il primo pavimento dei clienti di Estrelle ed è la fonte dei vostri problemi. Poi magari se trovate di segnare qualche trucco quando si parla di linea bianca. Purtroppo vedremo che spesso l'ignoranza è un grosso problema e mi permetto di riportare una frase che ho imparato alcuni anni fa: non può essere coscienza senza conoscenza. Purtroppo spesso siamo in parte di bene coscienza. Perché? Perché non conosco. Quindi vi dicevo, il pezzo di lagnato diventato oggi suggestibile contiene all'interno invece della fibra d'amianto, che era un ottimo colorante come resistenza all'usura del carbonato di calcio. In Italia non si vede quasi più, si venderà circa 50-100 mm all'anno. È però un green concept per quanto riguarda il mercato americano, è uno dei pavimenti più utilizzati in America. Perché? Perché intanto gli americani sono stanziati e cercano pavimentazioni facili da riciclare, facili da rinnovare. La morte di questo pavimento è stata dettata dal fatto che era molto pesante, i costi di trasporto sono elevati e quindi da circa 15 cm che c'erano in Europa
inomogeneo non si sta. Cosa fa il vinile inomogeneo? Fermento vinilico a tutto spessore plastico, cioè estremamente elastico. Vedremo comunque che esistono alcune tipologie produttive di questo materiale. Abbiamo poi i pavimenti biciclerogenei, sono dei pavimenti, lo dice il nome, eterogeneous, cioè composti da sostanze similari tra loro, hanno uno strato superficiale in biciclostamento, un disegno, un sottostrato, fibra di vetro e il rovescio in un bici compatto, similare a quello che compone l'intero materiale. Abbiamo i push panels, sono quelli che vedete dalle Waterland, dal Pico Center, dal Pico Man, in quattro metri, il disegno legno, l'effetto ceramica. È divertente parlare di push panels perché quando parlano di amianto, tutti parlano di amianto, tutti parlano a volte a proposito di linoleum, che vedremo non è mai costruito amianto, ma dimenticano che per molti anni, io faccio questo lavoro da 37 anni e vi parlo degli anni 70, milioni di metri quadri di cushion avevano l'amianto da rovescio e sono state regolarmente superate. Quindi l'amianto non è solo un edilino amianto, era un prodotto che veniva utilizzato anche per creare il rovescio, il cushion panels. Cosa hanno di diverso dall'eterogeneo? Sono dei pavimenti dove il rovescio è fatto con una schiuma che ha lievitazione chimica che rende abbastanza soffice ed elastico il compound. Sono prodotti reattivi utilizzati soprattutto nei paesi nordici perché isolano molto bene l'aria terra. Abbiamo il multistrato è un pavimento composto da due strati similare all'eterogeneo. L'unica differenza che ha è un multistrato perché il rovescio è in schiuma e quindi completamente diverso dal resto dei compagni. Ma il push panels ha una schiuma a lievitazione ed è completamente diverso da un eterogeneo. Il multistrato è un prodotto con una schiuma da rovescio, ma non ha nulla a che vedere con il push. Come fate a riconoscere la differenza? Non esistono pavimentazioni multistrato in 4 metri, ma solo in 2 metri. Mentre il push possono arrivare a 4 metri. Qual è il grande rilievo di cushion panels? Essendo leggeri, tutto il mondo dell'automotive, car, camper, anche case mobili o box tecnologici, l'indotto che corre su due ruote utilizza materiali leggeri e cushion prodotto molto più. Torniamo agli omogenei. Gli omogenei possono essere prodotti per calandratura. La calandratura è proprio la pasta fatta in casa, e cioè passa attraverso due cilindri, il compound, il gruppo di linee, normalmente, anzi, sempre ha un verso, ha un orientamento, ha un'infiammatura. È la linea più semplice di produzione ed è prodotto anche un po' meno performante. Abbiamo poi la possibilità di produrre per pressatura. Pressatura cosa vuol dire? Vuol dire che il PVC viene prodotto in una pressa, in un blocco da 12 cm e tagliato a parete, come potete tagliare il prosciutto spagnolo, da una parte viene lucidato e dall'altra viene carteggiato. Che limite ha il prodotto pressato? Che si può avere su questa. Chiunque venga nel vostro studio vi dica io ho un prodotto pressato i rotoli o non sa quello che sta dicendo o che sta prendendo in giro. Esistono poi i pressi calandrati, che sono una famiglia di nuova generazione, dove Patrick ha creato, costruito il primo impianto al mondo, e sono dei pavimenti dove questo effetto pressa non avviene a livello di piastretta, ma avviene su una linea che è larga 2,05 m e di lunga 12 m. Questa linea ha un grandissimo cingolo d'acciaio, funziona un po' come il ciclo del carrapato, che dà una pressione uniforme sulla superficie in cui lavora. Quindi, il segreto del buon PVC è la coesione molecolare.
perché ha una sua velocità, più lo comprimi, più il materiale riesce ad avere un'ottima compattezza e delle buone performance a livello operativo e economico. Dagli interrogeni che hanno nascosto i neurologi sono nati gli LT. I primi LT che hanno un consumo di interrogenio in dove estrete, quindi strato d'usura, disegno, sottostrato, fibra di vetro e pinici. Si sono evoluti immediatamente in Cina, non per il mercato cinese, ma un po' come è successo per la ceramica, per prodotti che poi venivano a vendere in Europa. La Cina è il più grande produttore, oggi forse alla pari o molto vicino con la Corea, di pavimentazioni nel lì. Sono pavimenti trovati in doghe, in qualche caso anche se avete visto in qualche Leroy o Brico autorizzate, vengono prodotti in lastre e poi vengono da lì. Perché li fanno in Cina? Perché la manodopera è molto economica e a differenza dei produttori di EDT importati, dove noi lavoriamo con un impianto a 4 metri per fare questi impianti, il mercato cinese lavora per l'interesse. Devo dire che l'EDT ha avuto un grosso impatto sul mercato, ma soprattutto ha avuto un'evoluzione diventando un pavimento di cassa. Quindi le performance del laminato portate, in che devo dire per performance del laminato, la possibilità di avere un pavimento in carta a secco, portate su un pavimento resiliente, hanno aperto un po' la rotta oggi. Cosa voglio dire? Voglio dire che il mercato italiano di click è passato in 3 anni da 0 a 1 milione di metri. Ma il mercato europeo ha già superato l'anno scorso 35 milioni di metri. Perché? Perché non è l'acqua. Vedremo, andando avanti, che uno dei problemi principali delle pavimentazioni è l'acqua, lavare con troppa acqua. E l'Italia, che viene da una generazione ceramica, è abituata a utilizzare molta acqua. Vedremo anche che per essere green, per essere ecologici, per essere rispettosi dell'ambiente, dobbiamo cercare di utilizzare meno acqua possibile. Mi permetto di fare una battuta, io sono convinto che potremmo essere molto più green e potremmo essere anche molto più, avere molto più bambini, avere meno spesa pubblica, se negli ospedali italiani invece di posare pavimenti medici e resilienti che necessitano di ceratura, posassero pavimenti che non necessitano di ceratura. E se quando il bravissimo signor Bergolino riesce a vendere un pavimento che non necessita di ceratura, non ci fosse sempre qualcuno che ha lucro da cesare per lo stesso. Questo è un problema enorme. È un problema enorme perché necessitare il pavimento richiede tanta acqua. E la scantata che è niente, poi sarà lieve gradale del 99, 96, anche il 100%, ma voi utilizzate l'acqua. Vedremo in una fase più avanti cosa vuol dire anche celare il pavimento e a quali rischi non c'è. Proseguendo nelle famiglie di pavimenti, questa è una sezione di un cushion per darvi un'idea un po' più dettagliata. Cosa vuol dire avere un cuscino sotto il pavimento? E questa è un'immagine provocatoria perché questi sono i cushion. Molto spesso, soprattutto presso alcuni siti, ne fa vedere qualcuno, questo è spacciato come linoleo, ma questo non è linoleo. Poi l'imitazione in gomma. Le pavimentazioni in gomma vedono il più grande mercato del mondo, la Germania, seguito dall'America e diciamo dall'Italia, in terza quarta posto. Cos'è un pavimento in gomma? Ogni tanto ho sentito qualcuno che dice: ah sì, il pavimento in gomma è fatto in gomma naturale al 100%.
e penso, ma se probabilmente in gomma fosse fatto in gomma naturale al 100%, sarebbe un guanto in lattice o forse un profilattico. Sì, sarebbe molto elastico, ma farei fatica a camminarci sopra, senza togliere i problemi al fuoco che avrebbe. I pavimenti in gomma sono fatti in stirene, in cadene, non sono fatti in lattice. All'interno ci può essere una percentuale di lattice, che può essere dal 3 al 100%, ma quando qualcuno mi dice io faccio pavimenti in gomma naturale al 100%, a meno che non si guardi in lattice in profilattico, è cacciato al volo dal vostro studio. Allora, la gomma è un prodotto con elevate performance, può essere fatta di rilievo, liscia, oppure su gomma. Il rilievo che messo il volo perché conosciuto da tutti, al primo colpo si arriva, anche se molto spesso, molti di voi spesso guardano un retrovalvo e dicono c'è il volo, il pavimento in gomma, e invece il pavimento in pici lo produciamo noi, e dei quali in Italia si vedono circa 800.000 metri quadri. Al di là di questo, di tutti i recipienti che vedremo, la gomma è l'unico che può mettere un naso fuori delle porte di questo locale, nella versione a carrocerie. Se dovete mettere un recipiente in esterno, dovete mettere una gomma a tacco cemento e in nera, possibilmente. Diversamente avete dei grossi viaggi di colore. Veniamo al denoio. Ci tengo in modo particolare a parlare del denoio perché noi abbiamo uno stabilimento che produce denoio in Italia. È uno stabilimento che ha più di 100 anni, è stato fondato da Giovanni Battista Pirelli. All'inizio era una industria che produceva una tela particolare che forse chi ha la mia età si ricorda, si chiamava tela Olona, era una tela speciale su cui si vestivano anche i repubblicani, sui centri repubblicani, e poi era completamente ripiano con la produzione del pavimento di linoleo. Il linoleo è l'unico pavimento resiliente, naturale, che esiste. Quindi, se parliamo di pavimento naturale, parliamo di linoleo. Il linoleo viene prodotto con una mescola, diciamo, non solo preparata, ma normata. Se vi interessa un briciolo di storia, vi posso raccontare come un po' la storia e un po' la fantasia racconta sia nato. L'inventore del linoleo è un certo Philippe Boileau, un francese, scozzese. E alla fine dell'Ottocento i pavimenti si producevano con la gomma, non so se voi sapete cos'è, era una gomma fossile, molto costosa, e producevano un pavimento, oltre alla stradula, che era un pavimento su bitume, producevano questo pseudo di nonno. Racconta un po' la fantasia che Frederick Walton un giorno stava proteggendo i suoi edifici, e alla fine dell'Ottocento come si proteggevano gli edifici? Con la lentina. Si è accorto che il baracco aveva lasciato di due giorni e aveva fatto una pellicola elastica, ma al tempo stesso morto. Ecco l'idea geniale di creare e di inventare il cemento di linoleo, che è fatto dall'ossidazione dell'olio di lino insieme alla colofonia, che non è altro che la resina dei pini. Quindi il linoleo che è fatto con cemento di linoleo è l'unico recipiente naturale. Esistono 4 piante produttive al mondo, nei 1900 ce n'erano 150, sono ubicati in Scozia, Olanda, Germania e lo stabilimento italiano è stato chiuso da una realtà italiana che lo ha, per così dire, sfruttato ed è stato acquistato dal Sommer alla fine degli anni 80. Come si fa il linoleo? Si cavalca questa pasta su una impalcatura naturale. Perché si usa la iuta? Si usa la iuta perché è un ottimo veicolo per trasportare.
Noi usiamo il nome della vetta sintetica solo per versioni di piastrelle. Perché? Perché per favorire la stabilità non è che usiamo la vetta sintetica per piastrelle, usiamo la vetta sintetica perché riduce la percentuale di assorbimento d'acqua da parte del sottostante. E quindi, dove è utilizzato? Abbiamo il nome del supporto in zucchero, c'è chi lo chiama ancora, lo chiama in alfa, a seconda di produzione, e di nuova generazione richiesta dal mercato soprattutto francese, abbiamo nei linoleo una schema sintetica sotto poliuretanica, anche con compound, con poliuretanica riciclata, per avere elevato la dimensione dello stesso. Purtroppo oggi non riusciremo a parlare di tutto, perché il resiliente è veramente un prodotto a 360 gradi, parte dal fuoco, arriva alla solidità, la manutenzione, l'ecologia, l'acustica. Vedremo i punti più importanti. Quali sono le peculiarità del resiliente? Continuità del rivestimento, deformabilità, potete plasmarlo come vedete, basso spessore, facilità di taglio, proprietà isolanti e caratteristiche anticiclo. Oltre alla durabilità, esistono realizzazioni fatte con pavimenti resilienti che hanno oltre 60 anni, porto un esempio da favore. Quindi queste peculiarità potremmo trasformarle in un'altra voce che di solito gli uomini e io viviamo tutti i giorni. Cosa vogliono i tecnici e gli utilizzatori finali della resiliente che non possono vedere la cella? E se utilizziamo questo elenco lo troviamo quasi al 100%. La ceramica non è continuativa, non riesce a dare continuità alla superficie di pavimento, non è deformabile, anche se adesso c'è un resto da 3 mm che con tutti i problemi che sappiamo non è di basso spessore, non è facile da tagliare, fa un bagno di polvere. Non so se qualcuno di voi è capitato di rifarsi il bagno a casa, magari perché eravate in casa, ma quella polvere la ritrovate nell'ultimo cassetto dell'ultima stanza sigillata con una strada. Ha caratteristiche di scivolo strutturali ed è un pavimento durevole. Inoltre, mi permetto di dire, è riciclabile. Riciclare la ceramica, però ci sono arrivati. Il biscotto, dopo che l'hai fatto, sì, puoi usarlo per creare un piano, non lo so, puoi usarlo in piccolo per usarlo meglio la strada, ma adesso ha provato con la frittura, ci dico, puoi usare in un'altra. Ma il problema vero di tutte le pavimentazioni, parliamo di pavimentazioni ma non solo, è il famoso life cycle cost, ma soprattutto il ciclo di vita del pavimento. Il pavimento deve tornare ad essere qualcosa di utile alla comunità, sia sui PC, in linoleo, in gomma o in armatura. Il PVC è necessario per 100%. E non perdere performance anche dopo 3 anni. Il linoleo è riciclabile al 100% come parte di componente all'interno della miscela del linoleo. La gomma è riciclabile non nelle pavimentazioni, ma in altre applicazioni, l'asfalto del fondo dello strato, ha altre lavorazioni in creare un miglio. Quali sono le prestazioni richieste per il progetto? Deve essere igienico, deve essere saldabile, deve avere un basso livello di emissione di OC. Ci si vorrebbe una giornata solo per spiegare cosa sono di OC e sì, giustissimo, il termine è corretto, però io avrei bisogno di una giornata per spiegare cosa. Che se io vendo un pavimento con emissioni 100 volte inferiore a quanto richiesto dalla Germania e dalla Francia, mi specificherò poi nel dettaglio, non posso buttare il pavimento, deve darlo il primer, deve darlo il rasante, deve darlo il collante, quindi è un processo che deve essere completo. Basta per la salute degli utilizzatori,
chiarivo che cos'è l'usura, bassa portabilità, grazie anche allo spessore, ottima stabilità dimensionale, ottimo comportamento al fuoco, non è una cosa perché minori costi di manutenzione riducono il rumore del presidio, ha un'ottima resistenza ai agenti chimici, è plasmabile esteticamente, vedete bene nel senso, e ha buone caratteristiche amici. Entriamo adesso nella parte più difficile. Avete avuto l'idea di cosa sono gli alieni? Ma purtroppo vedrete che non esiste nessuna norma, se non qualcosa di nuovo che è arrivato a giornale dell'anno scorso, che vi dica cosa potete fare con un residuo. Perché? Perché se andiamo a vedere le N6O5 nella classificazione di uso, troviamo dei numeri. E i numeri sono stati coniugati da me con delle operatività. Cosa vuol dire? La norma parla di numero e di utilizzo, classificando tutti i numeri con i due davanti, quindi 21, 22 e 23, come prodotti per abitazione. Poi però, partendo dal secondo numero, quindi 1, 2 e 3, li suddivide per classificazione d'utilizzo, a seconda della frequenza o della quantità di traffico a cui sono sottoposti. La classe 31 è per così dire la classe commerciale, è una classe, in questo caso, con 4 sottofamiglie, la 1, la 2, la 3, la 4, che vi dà un'idea di utilizzo. Abbiamo poi la classe che inizia con il 4, la classe in inglese nella norma chiamano la industria leggera. Qualcuno mi diceva che era questo lavoro del pubblicista di industria industriale, non esistono pubblicità industriale, quanto questa normativa prevede l'industria leggera. Cos'è l'industria leggera? Assemblaggio elettronico, lavorazione di microchips. Quindi queste sono le classificazioni riportate all'interno delle pavimentazioni. Purtroppo con queste ci fate relativamente poco. Sì, vi danno un'idea se potete usarle in una scuola o non potete usarle, però non vi dice se è facile da pulire, non vi dice se ha performance acustiche, non vi dice se è antiscivolo. È una norma, ma non è del tutto per voi, vi può dare solo un'idea. Perché? Perché per capire cosa dice questa norma bisogna sapere come è stata strutturata, ed è stata strutturata solo e unicamente analizzando lo spessore del materiale. Quindi un PVC omogeneo, quello che abbiamo visto prima, fatto con la macchina tipo quella per fare la pasta in casa, super economico, ha delle performance superiori di un PVC eterogeneo 0,50 che è stato d'usura, dove invece si applica questo è un PVC puro dello spavento. Ecco che saper leggere le caratteristiche tecniche di un prodotto è basilare, e sapere che cos'è un padre terrestre, resistenza all'usura, quali sono le classi, come viene suddiviso, è ancora più importante per capire quali sono le performance del prodotto. Non abbiamo il tempo per fare tutto questo, io quello che cercherò di fare è di guidare poi tutte le situazioni specifiche che ci venivano a disposizione e il buon Diavolino che può supportarmi in tutto, ma darvi un'idea a cosa dovete stare attenti quando scegliete un pavimento resistente. La EM che abbiamo visto prima è stata, si è evoluta in un ISO. Cosa c'è di diverso? Per noi nulla, per i mercati che usano la moche è qualcosa, è stata introdotta una classe 22 plus che serve più che altro per le mochette a livello di uso abitativo, quindi non riguarda il vostro utilizzo e devo dire è estremamente marginale. Questo
progetto. Le azioni sollecitate. Abbiamo citato le azioni sollecitate. Fino ad oggi non era stato fatto. Suddividendo anche i carichi statici, carichi dinamici, stazionamento, urti, aggressione di sostanze chimiche, perdita di liquidi sulla superficie e resistenza alla luce artificiale. Quello che vedrete man mano è contenuto in questa norma. Perché continua a parlare della norma? Perché la norma è un numero. E se la norma è fatta bene, voi scrivendo un numero sulla vostra pratica, sul vostro capitolato, sulla vostra situazione legale, potete citare tutto quello che vi ho raccontato io. Il tabletless, la stabilità, le cose minori, le cose più difficili, quali sono le performance, come si fa un assetto a rapida esecuzione, come si impressiona un assetto. Perché la norma, come dobbiamo vedere, è una norma di processo, compreso alcuni studi. Quindi, premesso che quando parliamo di capitalizzazione dei residenti, ma non solo, mi sento di dire, dobbiamo analizzare quali sono le azioni sollecitanti, dobbiamo anche capire che cosa è giusto. Spesso qualcuno viene da voi e dice: ho fatto l'aeroporto di Francoforte, passano 18 milioni di persone al giorno. E allora? Ma dove le persone fingono il potere? La vera usura è davanti al balcone del bar. L'usura, la vera usura difficilissima che ha piegato i primi produttori negli anni, fine anni 70, di laminato, che dicevano provenienti dalla fabbrica, il laminato resiste a tutto, sono stati i negozi d'abbigliamento. Il primo lavoro che ha fatto una grossa catena di negozi che era la Ronda è durato 6 mesi, poi l'hanno mangiato. Lo stazionamento mangia i pavimenti. E lì cosa si fa? Niente, si sente un bel disegno, si cerca di fare un effetto onda, si cerca di fare qualcosa davanti al balcone del bar, in modo da poter sostituire solo quel pezzo e non tutto il pavimento. Questo è un fatto molto importante, perché usura vuol dire innanzitutto aspettativa del cliente, aspettativa delle news, quanto mi dura? Mi dura per sempre. Noi, a differenza degli americani, la casa la facciamo per la vita. Loro la fanno forse per 5 anni, perché poi se la fanno, magari vanno a vivere a 6-7 mila chilometri di distanza. Ho cercato di attenermi all'ordine del giorno, anche se non è facile, nel senso il resiliente è uno aspetto talmente vasto che parlare di scolastico o parlare di sportivo può essere limitativo da un lato e molto, molto espansivo da un altro. Io vorrei riassumere con due immagini. Quando parliamo di scuola, parliamo di tutto e parliamo di niente, perché parliamo di asili o chi intenderà che si vogliono, o parliamo di una scuola elementare, parliamo di un'università, parliamo di una ragione, cosa parliamo? Tutto scuola. Io ritengo che il resiliente è una parte fondamentale in tutte le situazioni in cui il bambino ha affrontato il provvedimento stesso. Quindi la forza della pavimentazione resiliente è di assorbire gli urti. Il bambino che gioca per terra può cadere, è di essere puliti, di non necessitare l'applicazione di cene metallizzate. In alcune regioni ci sono statuti specifici che vietano l'utilizzo di cene metallizzata in caso di residui. E al tempo stesso si è un pavimento resistente. Un'altra forza del pavimento
potete giocare, potete fare disegni, creare ambientazioni particolarissime, soprattutto in ambito scolastico e nel caso degli esseri. Ma è anche poi meglio estremamente resistente. Con resiliente potete andare sopra per rollare, dipende dal tipo, c'è un binomio da 4 mm specifico per questo tipo di utilizzo. Quindi non è detto che resiliente voglia dire un pavimento che non ha la performance. Se parliamo di applicazione negli studi medici, è divertente vedere una cosa. Questo signor Egidio Sesti, che deve essere sicuramente un esperto, ha fatto tutta un'analisi sulle pavimentazioni, cosa si deve usare, cosa non si deve usare. Alla fine scrive: dotato di pavimenti lavabili, pareti lavabili con un'altezza inferiore di 2 e porte lavabili. Probabilmente non è stato molto esaustivo. Per esempio, la seconda slide dove dice: pareti pavimenti rivestiti al fine di ridurre l'aderenza di polvere di inquinanti batterici con materiali facilmente lavabili, disinfettabili, resistenti di fonti vaporose, privi di giunture, batteraggio veramente stabile. Requisiti strutturali, finiture superficiali, resistenza all'usura, stabilità dimensionale, conforto di isolamento acustico, resistenza al fuoco classe 1, però si crede perché se no è rimasto poi indietro, antistaticità, trattamento battericida e fungicida, possono essere critici in resina e di no. Quindi, non hanno detto niente, dicono che il pavimento deve essere lavato. L'ASL di ingegneria cosa dice? Dice più o meno le stesse cose, perché alla fine pavimento le pareti con altezza di almeno 2 metri, è l'unica cosa che abbiamo ritrovato su tutti, devono essere vestiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Non hanno parlato di luce. A Firenze cosa dicono? La sala polimerica svolge la propria attività. Che caratteristiche strutturali deve avere? Deve avere una superficie adeguata e il pavimento lavabile. Penso sia difficile fare un pavimento non lavabile, cioè ci saranno magari per il gruppo di pressione, giusto? Ho messo anche di terminare che nelle mani dei migliori medici dell'uomo esprimono la stessa cosa. Queste sono le sanzioni, ma dice che i locali destinati a praticamente devono essere rivestiti. Tutti i locali dove questo accesso di mare non ci siano pavimento, pareti fino a 2 metri di altezza di vestiti materiale lavabile e disinfettabile. Quindi abbiamo capito che la sanità cosa chiede? Che il rivestimento deve essere lavabile e disinfettabile. Quindi ambulatorio deve essere acido. Ok, ne prendiamo. Questa simulazione, la leggo per chi magari di lontano non la vede, è un'analisi, una simulazione del mondo sanitario italiano, dei grandi ospedali, quali sono i pavimenti utilizzati. Abbiamo il 42% di ceramica, che è la prima colonna, il 35% di resiliente, il 18% di tappeto e un 3% di carta. Perché? Perché è normale che tutte le zone comuni, le ore e soprattutto i cittadini degli ospedali sono fatti in ceramica. Per mille motivi, i sotterranei stessi perché hanno grossi problemi di umidità e risalita non potrebbero regolare nulla. E le zone comuni anche per una questione di prestigio, di estetica, di facilità manutenzione. Questa è una suddivisione più tecnica, la guardiamo insieme, ma in blu è la ceramica e il verde è la resiliente, e vediamo che più ci spostiamo dalla camera calda alla sala d'attesa, al corridoio, abbiamo verso i box chirurgici, le camere di osservazione davanti, il resiliente acquisisce una parte del mondo. Perché? Forse perché non lo dico. Cosa vuol dire?
Questa è una foto degli anni 40 ed era lo stabilimento degli nonni. Faceva vedere un bambino che gioca con l'acqua sul pavimento. Quindi la pavimentazione deve essere igienica, deve essere lavabile, deve essere monolitica. Perché? Perché se l'acqua si finisce nei giunti e va sotto, sta cattolando. Ecco perché le piscine le fanno i pubblici, non fanno le piscine di gomma, non le fanno neanche di linoleo, le fanno di pubblici. E vedremo. La ceramica sicuramente ha, all'aspetto è un qualcosa che non è altro. Però se andiamo nel dettaglio e entriamo in una fuga, forse vediamo che qualche rottura ci può essere, e quantomeno non tutte le fughe trattengono l'acqua e non tutte le fughe rendono facile la pulizia. Inoltre, il recipiente riesce a coprire dei difetti che diversamente altri prodotti non riescono a coprire. Questa è la ceramica di stacco, causa un cedimento del sottofondo. Questo è il pavimento del ceduto del sottofondo, si vede, è brutto, ma è rimasto monolitico. Eccola qui la differenza. Perché non si fanno le piscine di linoleo e di gomma? Perché di linoleo e la gomma si termossigenano, mentre i pubblici si termosanano. Qual è la differenza? La vera differenza è che nel caso dell'alimentazione di pubblici si esegue una vera e propria termosanatura con un corpo che è di pubblici, spesso compatto, ed abbiamo un effetto cattivo. Nel caso di linoleo e gomma usiamo un corpo che si chiama EPA, etilvinilacetato, famiglia dei silicomici, che ha una funzione di riempimento. È vero, tengono le due molto bene, ma nel caso della piscina non potremmo avere lo stesso tipo di tenuta. Io ritengo che il 70-75% delle giunte, dei pavimenti che hanno problemi sulle giunte saldate, è dovuto alla cattiva applicazione del cloro e magari dettato alla, non voglio dire alla scarsa professionalità, ma all'ignoranza di chi ha fatto questi due lavori. Perché spessissimo forniamo pavimento, forniamo il cloro, poi ci chiamate e ci dite: guarda, il pavimento è bellissimo, pulito, il cloro fa schifo, si sfoglia. In realtà non è un problema del cloro, è un problema che in gergo è chiamato effetto coronario. E vediamo perché avviene. Le fasi di termosaldatura o termosigillatura di una pavimentazione hanno una prima fase di fresatura, dove nel caso di un pavimento omogeneo e eterogeneo fresati due terzi dello stesso. Nel caso di un pavimento multistrato fresate solo lo strato di usura superficiale. Quindi la fresa va tarata, va provata prima non sul pavimento stesso per evitare, ma sul campione, finché la presa è data perfettamente. Questo procedimento vi fa capire che se il pavimento non era fatto bene, quando il posatore vi trova le imperfezioni che a voi ha detto, ah, non è niente, poi non te ne accorgi neanche che ci sono, lì la presa sale e scende. Quindi rischia di aprire una fessura maggiore della capacità di copertura del corpo stesso. Poi si salta, indifferente se si salta in olio, in gomma, con un corpo lo è, o un PVC con un corpo di PVC, ma la fase che crea il vostro problema è la fase successiva della saldatura. Una volta che avete saldato, voi vi ritrovate un cordoncino nel cesso. E qual è il problema? Che il posatore, al di là dello strumento che utilizza, che sia un coltello di zaluna o una mofa, non fa questo. Il posatore, per far questo, cerca di tagliare il cordone quando è ancora caldo e senza usare
questo spessore, questa svita o questa, va direttamente in fittura. Cosa succede? E quando il corpo si raffredda, fa l'effetto contrario. E il corpo si prenderà. Cosa potete fare se vi succede? Se è l'ignore o gomma, lo rimuovete e risaldate. Se è bici, dovete rifresare, fondamentalmente di non rovinare tutto, e risaldare la pavimentazione. Quindi, per la struttura dei giorni, che sembra una cosa così sciocca, è in realtà molto molto importante. Non basta parlare, bisogna sapere bene. Ecco che la normativa vi aiuterà con la certificazione del posto. Quindi, primo passaggio con la svita, secondo passaggio alla finitura, e avrete un giunto perfetto e non avrete risultati di sporco sulla superficie dello stesso. Parliamo di requisiti delle ASA, su ASA può essere requisito di un ospedale, quindi abbiamo un mondo molto particolare. Un ospedale, innanzitutto, molto spesso quando viene progettato un ospedale da 100 milioni di euro, nessuno pensa a spendere 20, 25 mila euro per mettere delle barriere antisporco. Le barriere antisporco non sono altro che degli, io non sono zerbini, ma chiamiamoli zerbini, se volete, tecnologici. In esterno va posizionato sempre una barriera per il disco, normalmente in acciaio di gomma o acciaio di settore particolare, removibile, aspirabile e riposizionabile, non uso. Una barriera all'interno della cosiddetta bussola, che è la parte interna dell'ospedale, dove non hai ancora l'accesso pieno, che fermi i pietristi, la sabbia e la polvere, e un asciugapasso subito dopo che è entrato nell'ospedale. Questo perché? Perché con questo semplice sistema si potrebbero risparmiare con un investimento di 25.000 euro, forse nell'arco di 10 anni almeno 2 milioni di euro. Ma questo problema, il problema della barriera di sforzo è legato pienamente alla progettazione, ma non solo per la barriera. Perché quando progettate l'ospedale, perché quando progettate la qualsiasi realtà sanitaria, voi dovete progettare la veicolazione delle persone. Chi passa da voi? Solo così riuscite a fare lo sforzo, ma soprattutto riuscite a fare una gestione vera di questi locali. Quindi, premesse le barriere di sforzo, esistono modalità per definire qual è il miglior provvedimento per un ospedale? No. Però, le tre cose basilari sono raccordato con le pareti, liscio e uniforme, lavabile, disinfettabile, resistente agli acidi e agenti chimici e fisici. Notate che noi abbiamo scritto qualcosa in più di quello che chiedono le ASA, che loro hanno scritto solo che deve essere 2 metri e deve essere pulito. Ecco uno dei punti di forza del pavimento resistente: le sgusce, gli angoli e la possibilità di traslarlo e carico. Questa è un'abilità che non molti hanno, esistono delle scuole di cosa, ma soprattutto oggi, all'interno della normativa, voi troverete scritto non solo come si salta il pavimento, ma anche come si crea la sfuggita, cosa si deve fare, come si deve usare, cosa si deve usare e come una sfuggita deve realizzare. I locali in un ospedale sono molti. E le fasi sono molte. Perché? Perché voi dovete applicare un parametro, dovete rasare e magari dovete anche colorare. Purtroppo, molto spesso ci si rende conto che la scelta del primer è basilare, perché intanto va fatta sempre
ma soprattutto è il piano dove io vado a lavorare fino alla rasatura. Seconda fase della rasatura, devo usare una rasatura che sia resistente per l'impiego a cui sono sottoposto. Poi c'è un particolare sulla rasatura, state attenti a chi rasa con cemento e colla, perché se poi prende fuoco nell'ambiente pubblico, il direttore del lavoro dovrà prendere i carabinieri. Perché? Perché il rasante deve essere cemento. C'è scritto sui pacchi del rasante, sui sacchi, 6, asse, 2, 1, deve essere cemento. La rasatura di cemento e colla in cantiere è bene. Per entrare in terra dipende dal tipo di supporto, sicuramente il signor direttore è in grado di consigliare in modo come il sottoscritto. Comunque, questo è per dirvi una cosa: non esistono runner che risolvono il problema della spinta di falda, o c'è la guaina sotto, o non risolve il problema. O metteteci un mano, una video o una ceramica messa giù da voi. Farà un po' di efficienza, ma qualunque momento dovrete ricordare lì, salterà. Quindi, la guaina è passata, che non è quello di pulire. Arriviamo alla norma. Questa è una, un messaggio al passo sul web, sul Sole 24 Ore di martedì, la norma alla quale abbiamo lavorato con UNI ed è stata varata nel gennaio del 2014, era la 11.715, era una norma di processo e una norma che riguarda i pavimenti resilienti e in laminato, e è una norma che parte dalla creazione e preparazione del sottofondo, che è benissimo compreso, scelta della pavimentazione resiliente e in laminato, applicazione, un termine che spesso non sento più, che è la messa in servizio. La messa in servizio è dare al cliente il pagamento per cui lui ha pagato, quindi rispettoso delle funzioni e delle aspettative che il cliente stesso ha, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria. Questa norma ha furor di popolo, degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, si è detto ok, avete fatto la norma, ci dice che il posatore è in grado di fare il lavoro. E abbiamo creato l'anno scorso la parte 2 della norma che vedete citata in questo articolo, che si occupa dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore. Cos'è in breve la norma? La norma è un processo, come vi dicevo prima, parte dal sottofondo, pavimento, l'installazione, la protezione. Abbiamo spiegato come si protegge un pavimento, non ci si può fare la mano sopra un pavimento resiliente, non ci si può neanche andare sopra con le fiamme ossidriche a tagliare tutte le altre cose. La messa in servizio, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria. Io l'anno scorso ho tenuto un corso presso UNI come coordinatore obbligatorio. I partecipanti hanno pagato 500 euro a testa l'uni per venire e l'85% dei partecipanti erano periti che lavoravano per con altri. Perché? Perché è vero che la norma entra in vigore nel momento in cui esiste e voi lasciate di capitolare nelle vostre prescrizioni, ma è altresì vero che la legislazione, garantissima dal mondo dei residui, può utilizzare la norma per capire anche un fenomeno, un processo avvenuto antecedentemente alla creazione della norma stessa. Quindi il famoso giro d'orologio che è attuato dalla norma lo si può fare al contrario in caso di protezione solidale. Cosa c'è di buono su 57 pagine per voi? Abbiamo normato l'umidità residuo del passivo. Vi sembrerà strano, ma non era mai stato fatto. Quando andavamo in cantiere, i miei colleghi Felice e Pirone mi dicevano: guarda che devi fare il sito, guarda che deve stare
massimo del 2,5% per il cemento. Chi lo dice? Ma chi lo dice? Attacchi? Chi lo dice? Chi lo dice? Ma chi lo dice? Ma dove sei? Ma chi lo dice? Adesso c'è un altro. Adesso, con un numero, e questo che voglio trascendere da tutto voi, con un numero voi ci dovete ci vanno a separare. Cioè, se voi scrivete l'applicazione del residente dovrà essere fatta su un assetto in conformità all'altro previsto dalla UNI 1515, avete detto che il massetto in caso di base cementizia deve essere inferiore al 2% e in caso di alimenti al 0,5%. Ma soprattutto abbiamo ascoltato una cosa: molti andavano in giro a dire, ah, ma guarda, se il massetto è riscaldante va bene anche se c'è 3,5%, di tanto poi quando fai partire l'impianto si asciuga. Non è vero? Se è scaldante deve essere ancora più asciutto il massetto. Quindi questo è un punto importantissimo, perché io posso dare il miglior pavimento resiliente e posso mandare il miglior costruttore, ma se sei limitato a loro non c'è storia. Altro punto, abbiamo normato la resistenza meccanica. Il pavimento resiliente non è un pavimento totale. Io sono un uomo passato, non fa niente. Quando ho iniziato a lavorare in questo settore c'era una frase proveniente ancora in tempo della società degli nodi che diceva tutti i contrari. Rimane secondo il peso, il passetto dovrà essere piano, compatto, asciutto, privo di crepe e levature, isolato dall'umidità del piede. Oggi abbiamo riassunto un punto ancora più forte, e cioè quanto deve essere resistente. Vedete 15 newton e 30 newton. I 15 newton sono relativi alla deambulazione. Cioè, se voi fate una realizzazione dove non ci sono barriere, dove non c'è niente a parte persone che camminano, va benissimo un massetto da 15 newton. Sono convinto che nella vostra carriera già un massetto da 15 newton ne avete visti pochi, ma da 30 newton non ne avete visti neanche uno. Nel caso di padella e quindi di tracce con non solo di deambulazione pedonale, ma se deve avere la resistenza meccanica di 30 minuti. Punto. Anche questo voi lo potete cercare con un numero. Quindi voglio un massetto in conformità a quanto richiesto dalla loro 1515. Questo è per dire. Perché è inutile dirci che il grosso della progettazione sanitaria sono soldi nostri, sono soldi di tutti gli italiani. È evidente che dobbiamo fare le cose dure. Il resiliente non ha problemi, dura. Se viviamo quel famoso piano compatto asciutto privo di crepe e levature e isolato da l'umidità. All'interno della norma trovate anche questo. Io ritengo che la classificazione del tipologia di classi, la quantità di unità residua, ovviamente quando parliamo di unità residua parliamo di unità residua di terra, non di spirito di fare, e la resistenza meccanica e massetto sono molto importanti, e per voi possono risolvere la loro. Quindi abbiamo visto che il resiliente deve essere incollato su un fondo consono. Andiamo a vedere qualcosa di fondo. Mi permetto poi di raccontarvi qualcosa, non so se voi lo sanno, ma spessissimo noi italiani, quando abbiamo delle eccellenze, non riusciamo mai a, non lo so, a parlarne con il giusto peso, con l'Italia, io non so la vostra conoscenza, ma parliamo sempre di pavimenti, è un paese di eccellenza per le pavimentazioni sociali. In Italia esistono 16 impianti produttivi di pavimenti superati, siamo uno dei paesi all'avanguardia e produciamo sia il pavimento superato, magari conosciuto da molti di voi, cioè con la superficie incollata da ceramica o solfato legno, ma abbiamo anche due grossi industrie che producono uno scaffolato d'acciaio. Se avete visto recentemente il palazzo costruito davanti al famoso Biennale a Londra,
palazzo, per il nuovo pavimento. È importante che lo sappiate, perché tengo veramente che è un'eccellenza, ma purtroppo forse lo sanno più gli stranieri che gli italiani. Parliamo di fuoco. Allora, cosa è successo nel fuoco? Nel 2007 è arrivata la marcatura CE. La marcatura CE cosa c'entra con il fuoco? Tutto. È cambiato tutto. Oggi non possiamo più parlare di classe 1, classe 2, classe 3. Ma dobbiamo parlare di reazione di fuoco con valori diversi, soprattutto con normative diverse. Vi dico che è qualcosa che conosco bene, perché collaboro con il Ministero dell'Interno per la reazione di fuoco, con le persone di divisione di capo, di Marie e la Duana, perché abbiamo impugnato un decreto del Ministero di Interno e abbiamo visto questo successo nel 2009. Cosa vuol dire? Allora, cosa è cambiato dalla classe 1? Parliamo di pavimenti, adesso di investimenti e altre cose. Qui vi prego, qualunque dubbio avete, fermate. Allora, la vecchia classe 1 e la EN13501-1 che troviamo all'interno della marcatura CE. Perché io ho messo la marcatura CE? Perché all'interno della marcatura CE c'è la certificazione del fuoco, secondo EN13501-1. Cosa è cambiato? Se è cambiato? Secondo il decreto ministeriale del 15 marzo 2005 non è cambiato niente, perché qualcuno che ignorava ha preso e ha detto: sai cosa c'è di nuovo? Classe 0 uguale a classe A, classe 1 uguale a classe B, classe 2 uguale a classe C, e dimenticare una cosa, che il test non era preparato, è completamente diverso il test che viene fatto con la nuova 13501. Cosa è successo? È successo che nelle vie di fuga potevate utilizzare solo varie impostazioni, resilienti, laminato o tessili, perché la 14041 coinvolge la pavimentazione resiliente, laminato o tessili, in classe BFR. Abbiamo creato un gruppo di lavoro insieme a produttori di resilienti, abbiamo impugnato questo decreto e con il decreto ministeriale del 16 febbraio 2009 hanno ratificato, credo il 15 febbraio 2009, che va in affiancamento al decreto, scusate, il 16 febbraio 2009, che va in affiancamento al decreto del 15 marzo 2005, che nelle vie di fuga potete usare come pavimentazione. E noi siamo partiti dalle resilienti, dalle altre tessili, ma il decreto lo abbiamo avuto per tutti i pavimenti in classi differenti B o C. Quindi ambe due sono accettate. Qual è il problema vero? Il vero problema è che all'interno della vecchia marcatura CE oggi è Dio qui sviluppo una situazione per comprendere meglio il concetto. Cos'era la marcatura CE? Era un documento CE della versione che accompagnava la pavimentazione. Molti dicevano: mi dai CE della versione che devo dare ai vigili del fuoco, o mi dai CE della versione che devo dare al territorio. In realtà la legge prevederebbe che voi nel vostro progetto dovreste includere almeno una parte delle etichette che sono arrivate del materiale e non il CE della versione. Io vorrei che avremmo anche mandato il CE della versione. È vero che è più facile scrivere il documento che discutere, però. Quindi voi dovete avere conoscenza del processo per quanto riguarda la reazione del fuoco. Qual
più importante, il fuoco di pagamenti che purtroppo nel 2003 è riuscito a risolvere, ha un po' semplificato. Quando voi comprate un pagamento italiano, vi fate dare il CIE declaration. Perché? Perché il CIE declaration, oddio, oggi, è un documento che esce insieme al materiale come prodotto. Mi spiego bene. Il laminato esce come una donna, ok? Però voi per posarlo avete bisogno di mandare a segno. Il però è molto importante che voi osserviate attentamente questa parte del video che vi dice in questo punto come è ottenuta la reazione del fuoco. Incollato sul supporto del combustibile oppure appoggiato sul terrassino. Nel caso di Tarche, quando voi acquistate il nostro laminato, vi forniamo un certificato secondo EN13501-1 del pacchetto. Perché, come dice, la laminato esce non può essere altro che del singolo prodotto che esce. Diverso se comprate un pubblico omogeneo che esce da così o eterogeneo o comprate un minore o comprate un comune, ma pavimenti che necessitano un'installazione composita è indispensabile avere questo pubblico. Quindi, a cosa dovete stare attenti quando parlate di fuoco, quando vi trovate a dover ragionare sui pavimenti in termini di propagazione del fuoco e applicazione. Intanto il decreto ministeriale parla di identificare, di identificare quali sono le vie. Secondo punto, dove lo vado a incollare? Sul supporto 1-2, parte, ma non solo parte, tutti i produttori francesi. Siccome i francesi non sono malissimi e hanno grossi problemi di combustibile, utilizzano molto l'olio. Quasi tutti i prodotti che nascono in Lussemburgo di Francia sono certificati, e lo vedreste nel punto qui, sia su incollati sul substrato a 1-2 che su derivati dell'olio. Quindi, se voi potete incollare un pavimento resiliente su una pedana in legno, dovete prima vedere se è certificato su derivati del legno. Cacciate dai vostri studi tutti gli idioti che vengono lì e vi dicono che un pavimento di classe B più un supporto di classe B diventa un pavimento di classe C. Non diventa niente. Non diventa niente. Questo soprattutto nei casi in cui per problemi di umidità andate a incollare il pavimento su guaina solarizzante. Questo è un altro problema terribili in termini di fuoco. Perché? Perché tutte le pavimentazioni sono, secondo il BOP, e prima secondo la CIE Declaration, testate singolarmente e su supporto di combustibile derivato dalla legno. Se noi incolliamo su una guaina desolarizzante, che molto spesso è un telo di PVC impregnato di fibra di vetro, deve essere testato il pavimento. Noi diamo le certificazioni del pacchetto. Quindi, quando dovete incollare un pavimento sulla guaina desolarizzante, dovete chiedere il test del pacchetto. E nel 99% dei casi conviene comprare tutto da un imprenditore, perché siete sicuri del test. Difficilmente un mio concorrente testa il suo pavimento sulla guaina. Questo è un altro punto importante. Quindi, quando parliamo di fuoco, dobbiamo capire cosa ci sono. Per vostra cultura, ma anche per farvi implementare i punti a livello di normativa al fuoco, nel caso di un pavimento sorrelato, sappiate che è soggetto a tre normative diverse. La norma EN, che è una normativa che deriva dai fuochi sostituiti, quindi il fuoco da sotto e da un test. La normativa del pannello, che è ancora legata alla classe N, e la normativa del piano di calpestimento invece legata alla matricola CE e alla N13501.
Quindi, quando vi trovate di fronte al movimento sollevato, sia la scelta, o se dovete mettere qualunque certificazione, dovete controllare bene qual è il compagno. Per vostra cultura, sappiate che la legislazione italiana, solo italiana, prevede che qualunque metallo, nel caso specifico dominio, abbia uno spessore maggiore o uguale a 0,8 micro, si può considerare come superficie di classe. Questo deriva dal decreto ministeriale dei prodotti di reazione. E quindi, se voi per assurdo avete un provvedimento di norma e volete metterci sotto un altro provvedimento deposato, avete un provvedimento indignato per assurdo, non avete i soldi per poterlo partire, se voi incollate sulla superficie un foglio di alluminio con uno spessore uguale superiore a 0,8 micro su tutta la superficie, il grigio del fuoco di neri deve dire sì, questo è un supporto classico. Se non lo dice, infatti dire non è voglio negarlo e poi ne parliamo più. Quindi è molto importante capire su che supporto la teoria. E nel sottolineato è importante per quanto riguarda il fuoco che voi ricordiate che sono tre le normative differenti. Carbedio, pannello, vecchia classe 1. Il carbedio non è più di meno che i test che fanno su sottolineato, è uguale. E superficie che però ritrovate nel DOP ex declaration della pubblica. Abbiamo esaurito il pavimento e andiamo su qualcosa di molto più complicato, che è il rivestimento. Innanzitutto cambia la marcatura C, andiamo alla 1502. E non cambia solo questo, cambia anche l'approccio. Perché? Perché come vi dicevo, il decreto ministeriale del 15 marzo 2005, per quanto riguarda le pavimentazioni, lo abbiamo affiancato con un decreto ministeriale del 16 febbraio 2009. Non appena rispediremo le pendenze di arrivare, entro troverete anche tutti i decreti, abbiamo inserito tutto quanto la documentazione. Ma per le pavimentazioni, non per gli investimenti murali. Tant'è vero che la natura CIE con l'interno a fuoco dei residenti nominati pressi è iniziata a partire dal gennaio 2007, mentre la marcatura C dei residenti morati è partita con diciamo gennaio 2011. Una cosa molto importante per voi: se il vostro rivenditore ha in casa un materiale che ha acquistato un pavimento che ha acquistato prima del primo gennaio 2007, cosa si fa? Non c'è problema. Il rivenditore, se ha il materiale, ha riferimento di una bolla, chiama il fornitore, gli dice: guarda, io ho ancora in casa 1000 metri di questo prodotto che devo vendere, dà al fornitore il riferimento della bolla e il fornitore emette la dichiarazione di conformità della vecchia classe 1, perché lui sicuramente prima di passare alla classe C aveva la classe 1, e quindi il materiale delivery, quindi scusate, e quindi presso i vostri clienti a partire antecedente al 1 gennaio del 2007, quindi dal 31 dicembre 2007. Dietro il tempo potete rapidamente utilizzarlo e i vigili del fuoco devono accettare la classe 1 con la dichiarazione, la dichiarazione da parte del produttore. Allora, parlando di investimento murale, qual è il problema di investimento murale? Che è legato al decreto ministeriale del 15 marzo 2005, quindi nelle leggi fuga potete usare solo investimento di classe BS2 1 o BS2.
e dalle reparti. Dalle reparti potete utilizzare anche materiali di S3 o CS1. Sì e no. Perché? Allora, esiste un decreto ministeriale del 2003 che dice: nelle zone che non siano di rifugio, con riferimento agli investimenti murali, puoi utilizzare un materiale che non sia di S1 né di S2, ma di S3 o Max CS1, a condizione che queste zone siano provviste di impianti di estrazione fumi o di sfruttamento. Quindi, chi viene da voi e dice sì, non c'è problema di essere che puoi usare di S1, di S2, puoi usare anche sì, di uscire di fuga, ma per resto puoi usare quello che vuoi. Non è così, non è assolutamente così. Esiste un modo per tirarsi fuori dai guai che non posso dire se è il fuoco da Amazon, però è legale, però bisogna fare tutta una procedura, bisogna fare tutto un test di loco e una grana e non vi consiglio, ma si può fare, voi lo conoscete di sicuro e è l'articolo 10. Sono tutte le situazioni dove voi vi ritrovate in un ambiente non ha certificato, non ha niente, dovete fare le certificazioni, rimuovere un pavimento per fare per assoluto, a quel punto si fa un test secondo l'articolo 10 che prevede la rimozione del pezzo del pavimento e mandarlo o al Ministero dell'Interno in campagna o a un laboratorio specializzato per far testare il compound. Quindi nel caso delle vie di fuga e degli investimenti murali è importante che voi sapete questo. Inoltre, sia per i pavimenti che per gli investimenti, esiste a discrezione del progettista la possibilità di dire no, io nelle vie di fuga, secondo il decreto ministeriale del 2003, voglio che il 50% delle superfici sia in classe 0. A quel punto, se volete fare un pavimento ad esigenza, dovete avere un giusto di classe 0 e potete rivestire solo il 50% delle pareti con un investimento. Quello è la descrizione, però va fatto in fase di progettazione, possono richiederlo diciamo, alla fine della realizzazione dell'ospedale. È abbastanza chiaro anche qui. Quindi, abbiamo capito bene cos'è il fuoco, potremmo fare della filosofia, cioè chi lo sa un pavimento una volta che gli è dato una certa realizzata sotto la settimana uguale alla prima? Sicuramente una documentazione che vedremo adesso per quanto riguarda la scivolosità, però ecco, è importante che voi conosciate il supporto, la tipologia dei locali, se sono dei fuochi, no? E quindi prima di fare la scelta di questo tipo di investimento, al limite fatemi mandare prima un POP piuttosto che avere una fotografia per vedere dove avevamo previsto di incollare il materiale. Un qualcosa che può aiutare nella vita di tutti i giorni. Tempo fa mi sono fatto amico con il responsabile degli immobili dell'Inps italiana, perché sul tavolo aveva 5 campioni e gli ho detto: cosa deve fare l'ingegnere? Devo andare a analizzare per sapere se sono allargato o no. Io li ho guardati, gli ho ascoltati 4, ho detto: guarda, questo vado ad analizzare perché non sono sicuro, ma questi 4 non ce l'hanno. Lui di sicuro deve analizzare tutti e da lì si è diventati amici. Perché? Perché esiste qualche trucchetto, non ce n'è molto. Ma uno su tutti si chiama forma. Un pavimento 40-40, 50-50, cioè da 40 in su non è mica niente. 25-25 dove è la 94% dei casi, 30-30%. Importante anche la data, calcolate che il grosso produttore non stesso di produrre pavimentazioni di amianto a partire dall'82-83. Però è importante quindi che voi sappiate il formato. Poi ovviamente, per chi non conosce, spesso confonde una Roma con un milanese piuttosto che un pavimento
immediatamente, bisogna vedere la data e molto spesso controllate se la colla si nera, perché viene utilizzata una colla bitumenosa. E un consiglio per tutti: se trovate di fronte dei lagnati di stacco, non conviene quasi mai toglierlo, ma se scaldate un po' col fuoco, vedete prima il mio collega, potete ricreare la tensione e il bitume ritorna a piscina. Velocemente, la norma ormai è vediamo che basta, quali sono le famiglie? Non so se per vostra cultura volete sapere la differenza tra un laminato double press laminate e un high performance laminate, sono due sistemi produttivi. Si chiamano tutti, li chiamiamo laminati, in realtà sono due sistemi di produzione completamente diversi, e i high performance laminate sono anche statici per costruzione. Direi che posso passare oltre. Premesso sottolineato che vi ho fatto vedere prima, di cui abbiamo parlato prima, e che per vostra cultura il primo l'hanno fatto i romani, anzi, quindi rimane un'eccellenza italiana, io andrei a vedere quello che è il discorso, intanto dello scopo della domanda, che è fornire l'energia. Qui stiamo parlando della norma a parte del numero delle installazioni. Ma soprattutto ha un grosso vantaggio. Io vi ho messo qui le slide, ma passiamo molto veloce. E la cosa più difficile, devo dirvi, di entrare in questa norma è stato fare il vocabolario, le definizioni dei vari della terminologia. Andando veloce, vi faccio vedere, ecco, la parte più importante della norma è questa. All'interno della norma c'è un documento che fa parte della norma stessa da combinare con il territorio. Vengono identificate le parti, chi è il lavoratore, chi è l'impresa, chi è l'installatore, chi ha fornito il materiale. Avete tutto il processo. Passo velocemente la documentazione, lo faccio solo per darvi un'idea di cosa c'è all'interno della norma che avevamo visto prima e quindi le tipologie di pavimenti. Sto parlando di pavimenti omogenei, come si fa un punto, la posa del suo punto di filo, che è obbligatoria e non ha costruito di abbiamo inserito un punto molto importante, che è la sigillatura perimetrale. Molto spesso si posa il pavimento in PVC e non si può ottenere i soldi di una cartuccia di silicone per chiudere il perimetro e vedere all'acqua di andare a insinuarsi tra il pavimento e il massetto. Abbiamo descritto dettagliatamente tutto quello che vi ho raccontato della termosicurezza dei giunti e all'interno della norma parte questa documentazione compilata con territorio tra le parti, dove c'è una vera e propria tracciabilità del progetto. Questo anche per un approccio green, una realizzazione che voi fate in questi anni, magari verrà smantellata tra 100 anni, saranno in grado di sapere cosa avete utilizzato e come si utilizzano i vari materiali per il riciclo. Quindi, premessa tutta questa documentazione della norma, io passerei a un altro argomento abbastanza interessante di solito, anche perché coinvolge a livello legale, ed è la scelta del tempo. Tutti di sicuro avete sentito parlare di scivolosità, avete sentito parlare di R9, R10, R11. Ho fatto probabilmente di danni R10, così le persone non riescono a cadere. Ho fatto il volo della piscina in R11 perché la cosa divertente è che la 10 con la luce 130 in testa posizionato il pavimento, la persona viene impregnata che non cala, si inclina a questo piano, quindi questa persona comincia a scivolare e in funzione all'angolo del piano viene dato un valore
sicurezza, ma ancora più difficile che approcciare l'obbligo. Quindi questa norma, se uno cade e si fa male, non ha nessun valore. Dove si usa questa norma? Si usa in locali operativi, industriali, dove il personale ha queste attrezzature di sicurezza e dove può esserci, possono esserci degli oli o altri componenti. Possono creare anche grossi problemi in
termini di prestazione. Non voglio dire che se state l'accesso sul pavimento e prende fuoco non è più niente, però è meglio non intercorrere niente, anche perché in qualunque test vi chiedono di presentare il materiale come sarà utilizzato. Quindi se dovete gestire una situazione dove viene applicata la scena realizzata e avete qualcuno che rompe l'anima con il CRA, ricordatevi che potete comprare un pavimento resiliente che non ha il CRA e che non ci sono una scena realizzata che sta, ma la scena lo deve. Sempre all'interno del mondo della psicologia, entriamo più in un mondo inglese. Il mercato inglese è il mercato più grande per i pavimenti antiscivolo, perché la legislazione impone su tutto il mercato che i pavimenti siano minimo R9-R15, se non anche R15. Non gli interessa che si finiscano male, perché più sono fresci, resta antiscivolo, peggio si finiscono, però per questioni assicurative vogliono questo tipo di performance. Come hanno fatto a risolvere il problema dell'antiscivolo? Loro l'hanno fatto 16. Loro hanno detto, per noi il pavimento antiscivolo, quando all'interno ci sono X numero di particelle di carbonio. Il carbonio è un materiale durissimo, viene affogato all'interno del piscino e fa la vera e propria carta d'acciaio. Il vero problema sono i cosiddetti locali umidi, le docce, con la gente e anche le scarpe. E quindi vedete che se mettete un 10 quando non c'è problema come norma, non risolvete il problema, cosa dovete usare? O la D5197, che come deve essere, vede una persona posizionata sul solito piano inclinato, a piedi scarsi e quindi con la presenza di acqua, oppure la nuova M13845 che vede al suo interno la versione ESD e ESF, uno sta per scarpe e l'F sta per tutto, quindi piede nudo, e vi dà l'idoneità all'utilizzo della regolazione a piedi scarsi in presenza d'acqua. Deviati con questo, cerco di passare a qualche messaggio a livello di conduttività, antistaticità, non so se vi è capitato, pavimenti conduttivi, pavimenti antistatici. Allora, innanzitutto, non so, voi avete progettato ospedali o avete a che fare con ospedali, fino a che non è stata cambiata la C64-4, il cambio operatore doveva essere fatto con pavimentazioni elettroconduttive. Questa è stata una delle cose più inutili del mondo fino all'avvento della tecnologia. Perché? Perché utilizzando l'elettroconduttivo, i donne forse negli anni 50, quando si utilizzavano dei gas sensibilizzanti a calore esplosivo, ma non perché chi operava si caricava elettrostaticamente e toccava la paziente, lo facevano bene. Allora, antistatico fisiologico, quando parliamo di antistaticità non dobbiamo parlare di antistatico, esiste l'antistatico fisiologico all'interno della natura scientifica, è la normativa che in inglese lo chiamano body voltages. Che cos'è? È la generazione di carico per carburazione. E ovvio che se ho cercato di fare la scossa lo stesso che uno scarico, ma adesso che ho cercato il cuoio, io non devo accumulare più di 2 kW. Qui è il test che di solito viene richiesto, quindi se voglio vedere che sta. La prima cosa che dovete dire è cosa ci viene fatto. Ah no, voglio vedere la scossa come tutta la linea. Ok, intanto come dovrebbe essere arrivata. E poi tutti i pavimenti che ci vengono sono antistatici fisiologici. La parte più difficile comincia adesso, e cioè parliamo di diestri. Oggi un po' meno, purtroppo tutti i grandi produttori di componentistica elettronica
sul pista asiatico e i bei tempi in cui Avezzano aveva delle mega industrie della Texas, no, oggi non ci sono più. Però l'elenco di uno stato legislativo, i locali esti, i locali EPA sono delle realtà che vanno affrontati correttamente. Cosa voglio dire? Voglio dire che esiste una normativa per questo tipo di applicazione, che è la resistenza che è la salute. Quindi misura quando ci sono le cariche ad attraversare il pavimento stesso. E si divide in due famiglie. Non esiste la distanza. Esiste lo statico, lo sistema e l'elettromobile. Dove si usa? Allora, avete visto prima le classificazioni d'uso, quella che chiamano l'AGI, l'industria digitale, lavorazione di microchip. Dove dovete trovare le lavorazioni di microchip? Tutto ciò che ha una qualità componentistica elettronica necessita un locale che in gergo tecnico si chiama EPA, qualcuno lo chiama l'ESCO, ma EPA, che è un locale protetto dal sistema. Lì servono delle fondamentazioni statiche. Quindi il personale stesso può essere provvisto di tracciamento, c'è tutta una componentistica in locali, oltre ad essere stesso anche da qui a Roma, ma necessita di un pavimento statico dissipativo, cioè in grado di dissipare le cariche anche generate per movimentazione della macchina. Quando è che uso l'elettromobile? Uso l'elettromobile in tutte le situazioni in cui ho un rischio di distorsione. Parlo di lavorazione di idropotermia a livello farmaceutico, parlo di stoccaggio di gas, stoccaggio di estrogeni, di seno plastico o altre cose, qualsiasi locale dove la scintilla può generare la fermentazione. Questi locali, oltre a essere molto delicati, nel caso specifico della lavorazione di idropotermia in farmaceutica, il rivestimento elettroproduttivo viene utilizzato non solo a pavimento ma anche il rivestimento a soffitto. E lì se ne fregano di certificati di fuoco, perché non sono locali per il pubblico, sono laboratori, e quindi ricordatevi, nei laboratori non aperti al pubblico le certificazioni del fuoco stanno a zero. Lì è l'unica per creare una cavia di fare e mettere a terra tutto il sistema. Vuol dire, se solo stregano su alcune strutture ci sono contaminati. Quindi l'importante è avere la conduttività. Logico che non va più a piacere, logico che non va più nulla, anche se forse logico non è che a sufficienza nell'industria farmaceutica c'è stata un'esplosione, per fortuna non si è fatto male a nessuno, siamo stati convocati e alla fine quello che c'era la manutenzione per sapere dalla cera sul movimento che era più bello lucido e quindi aveva tolto completamente le proprietà messa a terra dalla manutenzione stessa. Vanno create delle messe a terra da parte del personale specializzato, che erano già preventivati in fase di costruzione, e normalmente sono una ogni 50 anni, dipende dalle realizzazioni. Quindi, quando vi capita di parlare di pavimenti, statico, dissipativo, elettroconduttivo, questi sono i nomi propri. Se uno dice vuole un pavimento antistatico o vuole un pavimento antistatico fisiologico in un altro pezzo o non sa cosa è. Ricordatevi che all'interno del mondo degli esti esiste una norma che è una IS norma per cautelare i locali con lavorazioni particolari. In caso di lavorare con la linea spazio o altro, servono ulteriori certificazioni relative al trattamento del tempo delle performance. Ultimo punto relativo alle proprietà elettroconduttive e statico dispartive, esiste una normativa che è la D100 che cautela la possibilità di rimanere congelati. Perché? Perché abbiamo scritto 10 alla quarta, 10 alla inferiore uguale a 10 alla sesta, ma non è che sembra 10 alla quarta, non si può andare di sotto, perché se il pavimento conduce troppo, l'operatore che sottrae si deve rimanere congelato.
il mondo degli esseri è all'opposto di quello che chiedono in alcune cabine elettriche, dove vi chiedono un pavimento isolante, che è tutta un'altra tipologia di pavimentazione rispetto a quella che avete visto adesso. Ma parlavamo prima di voi. Intanto è importante che voi sappiate che i DOC non sono normali, cioè non esiste una norma che impone i DOC. Esistono due paesi, due nazioni, la Francia e la Germania, che hanno deciso tu, il tuo paese, non porti niente che abbia emissioni superiori ai 1000 volte dopo 28 giorni dalla estrazione. Questo è importante che abbiate fatto, perché giustamente diceva che c'è la biosimpatia, c'è una norma che è la Sicilia, le misurazioni, ma non c'entra nulla. Non esiste una norma che include questo. Ci sono due paesi, la Francia e la Germania. Cos'è la biosimpatia? Sono le emissioni della pavimentazione che lascia la pavimentazione, che sia murale, mobile, qualunque cosa. È evidente che dal momento che, a parte il caso nostro delle elettriche, ma tutti gli altri pavimenti che hanno un quadro operativo, quindi laminato, legno, oppure gli stessi principi che vanno incollati, necessitano di altri prodotti che voi dovete essere in grado di gestire il processo. Mi spiego bene. Il mio PVC omogeneo è inferiore ai 10 microgrammi metro cubo. Se poi lo avete giù con un collante assorbente, è andato a farsi vedere tutto il lavoro. Quindi, se dovete operare, se volete operare in ambito di qualità dell'aria, dovete lavorare nel proprio non nel singolo. Tenete presente che una grande parte del nostro tempo, come abbiamo cercato di mostrarvi, la trasformiamo all'interno. Pensate alle persone che già hanno problemi di salute, sono in ospedale, sono costrette a stare dentro all'ospedale. La qualità dell'aria è la generale. È evidente che poi la gestione dei flussi d'aria è un'altra cosa, e non è che posso sapere di farla per un pavimento con base forte, ma è molto importante conoscere questo tipo di, non di norma, ma di approccio, l'approccio diverso che si è. Quindi è evidente che questa è la frase che mi sono permesso di scrivere io, se è vero che il locale è una costruzione, è altrettanto vero che richiede un appropriato ciclo di pulizia. Legale da parte dovrebbe prevedere una mappatura dello Stato. Perché devo andare alla cera sul prodotto che si serve? Perché devo andare alla cera in una zona dove magari rischio di creare in una gara dove succede qualcosa? Qualcuno mi ha anche detto durante un convegno alcuni giorni fa, ma il BCRA prevede la bomba sul bagnato, perché se io lo vado il pavimento e passa qua giù e cade, no, se si fa il pavimento, mi metti per il cartellino il pavimento bagnato e si cade un problema suo. Cioè, è normale che si arriva il pavimento lo viva, che poi fa il pavimento là. Passa là. Quindi è importante che voi lasciate il pavimento, andiate a guardare se il pavimento va cerato o non va cerato. Tenete presente che una pavimento, preso il costo di un pavimento, sommato ai 5 anni di manutenzione, e da questa somma otteniamo un numero che è 100, il costo, i soldi che avete speso per comprare il pavimento e installarlo sono l'8% di quella cifra. Ecco perché prima vi dicevo che si potrebbe sanare il bilancio solo con la manutenzione, forse magari un anno, no, 5 anni sicuro che deve andare. Perché la spesa per la pulizia e la manutenzione, in molti casi italiana, è elevatissima. Ho riassunto, e lo troverete per quando vi faranno vedere la pendenza, quali sono i costi, cosa incide e quale manutenzione va fatta sul pavimento che ha la protezione proprietaria e sul pavimento che non ce l'ha via, a parte blocchi che si sono sperimentati, perché finché date la cena non potete far passare le persone, finché non è nessuno.
Cos'è il Porto Costino? È uno strumento per capire quali sono i processi operativi per ottenere la programmazione finita e avere un'idea di costo. Soprattutto capire se il nostro interlocutore vi sta fregando o meno, nel senso che vi fate il check e quindi controllate, ha previsto il tracking, ha previsto la rasatura, quante mani di rasatura ha previsto, che tipo di collante ha previsto. Quindi riuscite ad avere una visibilità completa di tutto il processo di installazione. È evidente che i costi sono diversi in funzione dei formati, la saldatura incidente è diversa, saldare il vetro da 2 metri incide per mezzo metro quadro da 2 metro quadro, saldare il pavimento da 61 per 61 incide per 3 metri da 2 metro quadro, quindi cambia completamente la dinamica dei costi. E poi non credete a chi dice non fare quel video con te, fallo con le piastrelle, perché se si rovina una piastrella la cambia. Quello non ha mai cambiato la piastrella, perché cambiare una piastrella del resiliente vuol dire che la via della rasatura, il ragno e tutto il resto, e voi vedrete sempre corrotto. Qual è la soluzione? Se avete un grande corridoio, giocate sull'effetto tappeto. Avete le sgusce, giocate con un tappeto da 2 metri per 3, effettivo, evidente che per caso sostituirete 6 metri quadri con una piastrella, ma di sicuro nessuno si accorgerà che avete effettuato la sostituzione. Quindi la piastrella, i materiali di beni e gli usabili. Diverso quando vado in corrente, diverso il discorso del materiale di chiave e castro, perché alla fine la sostituzione era quella. Non potremo più superare la
secondo il mio punto di vista, il vero cantiere che noi ne stiamo gestendo qualcuno non parlerà più di rifiuti, perché le taniche dove c'è dentro il primer si riciclano, i sacchi dove c'è dentro il rasante si riciclano, i vasi di colla, ci sono aziende che sono già attrezzate per inserire i sacchi di polietilene la colla all'interno del vaso, quindi il vaso risulta pulito, potresti riutilizzarlo, ma quantomeno va direttamente riciclato all'interno del dettaglio. E con riferimento alla pavimentazione, gli strighi vengono riciclati, ma non solo gli strighi. Voi pensate a una cosa: noi abbiamo realizzato ospedali da 300.000 metri quadri, avete visto il corpo, no? Il corpo riciclo per fare 50 metri quadri, quindi 300.000 metri quadri sono 100.000 metri di corpo. Avete visto una parte di nostro. Quel materiale deve diventare un compatto di pompa che fare della raccolta, quindi materia prima. Pensate cosa può essere risparmio, non solo a livello di impatto, ma anche a livello di protezione. Ecco perché penso che questa sarà la meglio del parte forte dell'Europa, ma io non ce l'ho con i cinesi, anche noi abbiamo impianti in Cina, produciamo, però molto spesso ma perché il tuo materiale questo 10% non ha? E magari perché io la struttura che ho inviato c'è l'ossicurgo e l'ossicurgo se non vedo determinati filtri, determinate cose mi fanno lavorare, o ce l'ho in Francia, ce l'ho in Germania, o ce l'ho, che ne so, in Svezia. Quindi avere un controllo del prodotto e della qualità del prodotto è importante, ma ricordatevi, la cosa importante sarà avere la tracciabilità, no? Cioè oggi se vedete il telefonino inizio esatto quello che non mai messo, a parte che è diventata una miniera perché all'interno è un polimerista che è prezioso, lo stesso sarà il materiale, ma grazie agli OP di oggi prima della CD Declaration noi siamo in grado di sapere da dove viene il materiale e forse chi ha fatto l'investimento pagamento per risparmiare spenderà molto di più questo. Vi ringrazio.